un'università del Nevada, mi pare, che sta facendo degli studi sugli adolescenti da quando sono piccolissimi e fa le verifiche sul funzionamento del cervello e ha notato come questa esposizione molto forte a queste nuove tecnologie con una grande esposizione all'immagine, più che altro sta modificando la struttura del cervello, in cui c'è una parte, quella che sovrintende tutti i fenomeni della visione, mentre un'altra parte dove invece ci sono i processi di riflessione che invece si va riducendo. Allora, io non lo so se questa cosa è positiva o negativa di questa, però in sé fa paura, perché ho letto questo libro di questa neuroscienziata americana, da Proust al Calamaro, che era sulla diffusione della dislessia e sul collegamento. Lei parte appunto dall'introduzione della scrittura come tecnologia, come se fosse un'altra lingua che tu introduci, un altro tipo di linguaggio, che ovviamente interferisce e ti crea una difficoltà, non necessariamente negativa, ma comunque crea una difficoltà di apprendimento rispetto a determinate funzioni, perché c'è una modifica. E Santissimo, quindi lei fa un discorso. Non abbiamo delle aree del cervello predisposte alla lettura e alla scrittura. Per poter essere abili in queste competenze, il cervello si ristruttura recuperando aree che sono quelle più a cui ci siamo adattati, una serie di aree deputate al linguaggio. Per poter accedere alla scrittura e alla lettura, queste parti devono funzionare in maniera sincronica. La dislessia pare essere una disfunzione di qualche millesimo di secondo di ritardo nella combinazione delle aree. C'è un ritardo per cui uno non riesce ad associare la dimensione visiva, quella della scrittura, con l'area dei recupero dell'area dei significati. Però è interessante, appunto, le tecnologie modificano anche il nostro apparato corporeo, cioè certo, cerebrale. assolutamente. Non tutti sono adatti a essere funzionanti, no? Di questa nuova, all'adattamento alle nuove scritture, e quindi si creano problemi. Il problema qual è? Se una società avvantaggia gli uni e seleziona gli altri, questo diventa il problema. Cioè, queste disfunzioni si verificano, no? Però qui Tutti sono adatti torniamo a. esattamente al Non è punto. detto che tutti siano. Debbano essere, come dire, dei geni Non è detto, infatti, però torniamo della al punto. dimensione cognitiva legata alla scrittura, possono essere altre abilità, però una società che discrimina queste cose allora diventa un problema. Quello è il problema di niente nuovo, sociale e politico, Sì, quindi. esatto. Io non lo so, io penso che poi alla fine dall'invenzione della scrittura in poi il meccanismo per cui ci sono queste evoluzioni sia molto semplice, cioè noi esseri umani ci rendiamo conto che abbiamo delle mancanze e cerchiamo di capire in che modo fondamentalmente sopperire a queste mancanze. Ogni innovazione di fatto parte dalla consapevolezza che il determinato strumento permetterebbe di sopperire a qualche cosa che Quindi prima non fondamentalmente avevamo. l'incompletezza di quello che Esatto. siamo. Ormai la tecnologia porta a espressione delle potenzialità che altrimenti Esatto. non nemmeno No, no, presenti. sono. Ecco, da tutto questo discorso, prima mi viene la domanda, ma le nuove tecnologie ci evidenziano qualcosa riguardo a questa domanda, cioè da dove viene, che poi è la domanda di Schopenhauer, da dove viene il nostro bisogno di socialità? È difficile rispondere, nel senso è una domanda molto impegnativa. Probabilmente siamo noi fatti perché abbiamo bisogno, cioè non sarebbe possibile stare senza una forma di socialità, cioè siamo esseri di per sé sociali e le tecnologie non fanno altro che evidenziare questo aspetto e anzi, secondo me, portano anche in luce tutta una serie di ulteriori esigenze nella socializzazione, cioè nel metterci di fronte a situazioni che non riusciremmo a sperimentare senza di loro. Adesso, visto che ormai siamo a fine serata, mi vengono in mente esempi, questo lei mi prende in giro, perché io sono un appassionato, lo confesso, lo ammetto, del canale YouTube di Cicalone. Cicalone è praticamente una persona che fa,
fa box, ha cominciato a fare box, ma gira da un po' di anni dei video a Roma, prevalentemente a Roma, ma non solo, in cui va fondamentalmente a parlare con i senza tetto che stanno vicino a Termini o nei quartieri appunto disagiati delle nostre città, e ha creato insieme anche ad altre persone che svolgono queste o arti marziali, vi dicendo, c'è un campione mondiale di kickboxing insieme a lui. E questi video sono seguitissimi. Faccio questo esempio perché io li osservo, perché mi trovo interessante questa cosa, perché innanzitutto dà voce pubblica a persone che solitamente non hanno una voce, e quindi si avvicina, ormai si è diventato amico di buona parte delle persone che dormono vicino a Termini, e fa raccontare le loro storie e via dicendo. Questa cosa mette in moto tutta una serie di meccanismi, cioè persone che poi contattano questo cicalone per proporre dei lavori o dare delle possibilità di lavoro a chi sta dormendo, degli aiuti. Addirittura in certe circostanze è arrivato lì con un barbiere che gratuitamente ha cominciato a tagliare i capelli e a sistemare l'aspetto estetico delle persone che dormivano vicino a Termini. Appunto persone che offrono lavoro. L'altro giorno guardavo uno di questi video e un ragazzo appunto che purtroppo si è ritrovato a dormire a Termini dice: ci sono i ragazzini che mi fermano e vogliono fare il selfie con me perché mi hanno visto nel video di Cicalone. E questa cosa ovviamente genera tutto un meccanismo che poi innanzitutto mette chi guarda questi video, soprattutto le persone più prevenute, nella condizione di umanizzare persone che tende generalmente a non umanizzare. E questo è un aspetto soprattutto per quel tipo di persone. E dall'altra parte mette anche in moto un meccanismo che va oltre alla videoregistrazione fino a se stessa, perché vengono fatti atti concreti. E secondo me questo è un aspetto, è un esempio tra i tanti, un aspetto, ci sono... Io appunto amo molto cercare queste cose, ci sono su YouTube, un po' più delicata questa cosa, video di tossicodipendenti che raccontano anche proprio durante la loro dipendenza, dell'eroina, anche sotto l'effetto delle sostanze, quello che stanno provando, raccontano le loro storie e invitano fondamentalmente le persone che guardano il video a non fare come loro. Ma al di là di questo, anche lì è un'immagine, un dar voce di nuovo a delle persone che non hanno un'immagine. È ovvio che il confine è delicato, bisogna fare attenzione a delle conseguenze anche negative, emulative oppure voyeuristiche, però in fondo anche questo è un altro esempio di un tentativo di creare e di dare una forma di comunità a chi viene per esempio escluso generalmente. Senza queste tecnologie ciò non avverrebbe, ed è anche fatto in maniera molto più sincera e forte rispetto alle trasmissioni televisive, che invece creano delle narrazioni che sono solitamente molto finte, mentre queste cose sono molto più autentiche. Bisogno di socialità, sì, viene soddisfatto. È vero, perché non ci ho capito niente. che continua ad avere una grande confusione, per cui c'è questo orizzonte che va da una parte e poi c'è l'orizzonte che magari io ho davanti agli occhi tutti i giorni, di la stragrande maggioranza che siamo persi, insomma, un po' meno, persi dentro ognuno al suo schermo. Quindi sì, socializzazione, ma come? Cioè uno si aspetta una socialità e poi quello che ti hai davanti agli occhi è... Anche uno è davanti al suo schermo, da solo. Sì. Io ad esempio il discorso sull'alienazione da strumento... No. Stanno socializzando a un altro livello. Quello che dico, che si deontologizza la roba, perché l'essere non è più lì, ma sta... Altrove. No, proprio mi sta facendo interrogare anche su... perché non può, secondo me, andare avanti così la cosa. Cioè, ci deve essere un cambiamento di qualche tipo, non so come dire. Cioè, perché passare delle ore in una classe dove tanto ognuno... cioè tu non hai più... è rotto il patto sociale, tra virgolette, proprio tra l'insegnante e lo studente. Cioè, non so come dire. Quello spazio lì, vissuto così, è inutile. In questo momento... Non si può dire, ma tanto questa cosa qua, in fondo, poi anche prima ero distratto, guardavo quella finestra, l'insegnante di latino, cioè sì, ma non è la stessa cosa, secondo me.
c'è, siamo di fronte, secondo me, a una discontinuità che è prodotta proprio, diciamo, dall'impatto di queste tecnologie, come dicevamo prima, cioè hanno un impatto sul nostro cervello, cioè questa cosa della connessione sempre, cioè è un cambiamento di paradigma, non so come dire questa roba. Però ammetto, scusa, io ammetto che qui è una cosa molto personale, quindi non può valere magari per tutti. Io ammetto che sono sempre stata una persona terribilmente distratta, ero studioso, quando andavo a scuola ero molto studioso, ma non avevo minimamente voglia di ascoltare, chiedo scusa per gli insegnanti, non avevo minimamente voglia di ascoltare l'insegnante che mi spiegava, perché anche con un po' di presunzione dicevo me la cavo poi benissimo da solo e studio con i cavoli miei. Questa modalità qua è legata allo studio sul libro. Il libro non necessita una socialità attiva, sì, diretta. Anzi, tu stai sul libro, il libro è proprio la dimensione solitaria. Banchi divisi, sai, c'è lo stesso. Semmai queste nuove tecnologie portano a evidenza l'aberrazione di quello che è l'aula scolastica, che è basata su una tecnologia, quella del libro, che richiede lo studio individuale. L'aula scolastica è modellata su quella tecnologia lì. Ma Renato, è proprio comportamentista. Io proprio partendo dal fatto che i miei allievi a fine anni 80 erano altrove, dico, la comunicazione non funziona. Come faccio a farli essere presenti in aula? Adesso, sicuramente, è una forma veramente incerta, una forma che sta emergendo, però obiettivamente sui gruppi, sulle community di gamers, obiettivamente si vanno a creare da tutte le parti del mondo in un luogo, perché è luogo, perché WhatsApp è un luogo, non è spazio, ma è luogo, perché la community è luogo, non spaziale, però si vanno a creare abitualmente un sacco di soggetti con rapporti più o meno paritari con delle gerarchie interne, ma non con quella frontalità che comunque magari un sacco di fake news, magari un sacco di, passatemi in francese, cazzate eccetera, ma comunicano e creano conoscenza. E quindi viene anche così a pensare, ti lancerei anche la domanda, cosa, se volessimo anche buttarla così in fantascienza, nel senso che prospettive ha come sulla formazione, sull'educazione? Questo è interessante. Oh, nel senso, comunque stiamo creando questa cosa, creando un sacco di gente che scambia informazioni, leggende, miti, narrazioni, immaginari, stando al computer, interagendo in luoghi, in spazi, comunicando, scambiandosi informazioni, creando un'affettività, eccetera. E tra l'altro è una cosa che si dice poco, si scrive anche tanto di più. Scrive tantissimo. Abbiamo un livello di alfabetizzazione e letterazione, tutti scrivono blog, messaggi. C'è un sacco di gente che gioca, sperimenta, fa peer reviewing, di fatto, perché lo manda ai suoi coetanei che glielo rimandano, scrivono insieme, cioè c'è un potenziale pazzesco. Ci sono un sacco di community così in giro per tutto il mondo, fanno delle cose stupende a livello proprio di rielaborazione a partire dal materiale originale, e che ne so, magari ci sono certi che ti fanno un ciclo di radiodrammi recitati con diversi attori per i vari personaggi, e quello lì lo fanno, cioè, per passare il tempo, però sono strutturati come se fossero veramente un programma radiofonico, per cui c'è il direttore che ha avuto l'idea, quello che scrive i testi, quello che fa il casting, tutti quelli che mandano le proprie candidature, io vorrei appunto essere la voce di Tizio Caio, e poi vengono pubblicate, che ne so, settimanalmente o mensilmente. Ma questa è autogestione in genere, assolutamente, bellissimo. Ed è un grande arricchimento a livello di community. Io queste cose le so perché io mi occupo di videogiochi, in senso pratico, nel senso che io lo traduco, e a volte traduciamo anche dei contenuti per i siti internet dei vari giochi, in cui si parla spesso di cosa fanno i creatori di contenuti delle community. Ci sono delle cose fuori di testa. Mm-hmm. E la cosa, tra l'altro, ulteriormente interessante è che quasi tutti, prima o poi, fanno qualche iniziativa di beneficenza, in cui tirano su dei bei soldi e poi li mandano all'ospedale per i bambini, alla causa, che ne so, delle comunità che si occupano delle donne, piuttosto che a seconda di, che ne so, anche magari ci possono essere degli eventi specifici tipo un incendio, un terremoto, una catastrofe di qualche tipo, si organizza una cosa di beneficenza e poi i fondi vengono. Oh, che bello, un po' di...